bene, applausi per l'amica Daniela Dessì. Nel frattempo è arrivato in studio il tenore Fabio Armiliato, che saluto. Buongiorno a tutti. E spero che sentite che i microfoni sono aperti e quindi ecco la prima sua ospite, la prima volta che viene qui a Radio R, nonostante delle numerose volte che viene a Recanati. Prima volta qui sugli studi di Radio R, quindi ecco, lo ringrazio per questa sua piacere come partecipazione. Ovviamente l'associazione Gigli, come ho già detto stamattina, lo ringrazia per le numerose volte che insieme con Daniela sono venuti a Recanati, proprio in amore del nostro grande tenore Beniamino Gigli. E vi ho ricordato che nel 90 fece parte dei 10 tenori all'Arena di Verona, giusto? Non c'ero io. No, ah, non c'eri? Non c'ero, no. Qui cellulari. Ah, sono i cellulari spenti. Spegni i cellulari. Sì, sì, ecco, fanno No, in quell'occasione non avevo partecipato. Io ho conosciuto Luigi nel, sì? 94. Ah, nel 94. Sono stato qui a Macerata per la Carmen. Sì. L'anno prima, aspetta che cerco di chiudere, perché qui si vede che... Sì. Vabbè, se no... Scusate, per la Carmen, proprio l'anno prima della famosa Tosca che ricordiamo tutti per altre situazioni che non... Per la fucilazione vera, in cui sì, insomma, ci ha avuto anche fortuna, perché meno male che c'erano i gradini. Meno male. Nei gradini del palco, perché sennò... Ma non lo ricordiamo. Non lo ricordiamo. No, sono tante belle cose da ricordare qui a Recanati, veramente di, certo, grandi momenti e condivisione sia con la famiglia Gigli che con tutta la cittadinanza. E ho avuto ieri l'occasione di incontrare anche l'assessore alla cultura, sì, e il sindaco per strada. È stato un piacere, come sempre. Qui è una grande città, un borgo, una sensazione sempre di... Beh, noi ti ringraziamo per le tue parole e la tua partecipazione, sempre così disponibilità a Recanati. Ecco, come ho già detto, ricordiamo già 3 anni che la nostra carissima amica, che ho avuto anch'io la fortuna di conoscere molto bene, ecco, purtroppo, ecco Fabio, sono cose che capitano, e ecco, ricordiamo, sì, la sua umanità, la sua bravura. Quindi ci sono state cose talmente belle condivise sia sul palcoscenico che sulla vita, tanti anni, quasi 20 anni, tra, certo, amicizia prima e poi il nostro rapporto affettivo sul palcoscenico, e abbiamo lasciato un segno importante. E l'altra sera è stata trasmessa in televisione, sì, La Bohème, sì, c'è stata ancora una volta una grandissima attenzione, che moltissimi messaggi mi sono arrivati, e la forza ancora che comunque dimostra la presenza di Daniela comunque, sì, e io posso dire veramente che quando posso parlarne è come se lei fosse sempre con me, certo, fosse sempre, certo, con noi, e quindi la voglia di anche portare avanti lo stesso messaggio, continuare anche a cantare. Infatti dopo un periodo un po' di rallentamento adesso sto riprendendo l'attività a pieno regime, anche perché lei non... Beh, avrebbe mai è la, voluto... È la Carmen, no? All'Arena di, sì, Verona. Sì, la Carmen di Verona, che è stato un successo veramente strepitoso, lo posso dire, di una intensità anche per me. Tornava a Verona dopo quasi 10 anni di distanza dall'ultima volta, e l'emozione è sempre la stessa. Anche in quella circostanza ero con Daniela, abbiamo fatto una, certo, bellissima produzione, sì, di Aida, e quindi ritornare su quel palcoscenico è stato un po' come ricominciare un percorso che si era soltanto interrotto. E certo, certo. È ovvio che ricordare Daniele, ricordare e pensare che, ecco, è stata strappata così in breve tempo, e sono già passati 3 anni. È vero. Anche perché noi gli artisti, specialmente voi, no, vivete nell'opera il discorso, cioè tante volte ci ho pensato, no, nel senso che se uno, adesso non so, i nostri appassionati, che conosce l'opera, eccetera, le trame d'opera, insomma, non sono mai tutte a lieto fine, ma no, c'è sempre un rapporto d'amore tra soprano e tenore, no, in quasi tutte le opere drammatiche, ovviamente, e questo, cioè,
mettere insieme nella vita e nell'opera, e poi rifarlo magari con altri, è sempre una cosa che tocca profondamente, ci sicuramente. Ci sono, quando tu hai un rapporto così forte, è chiaro che anche sulla scena si installano delle situazioni, ne parlavo proprio ieri con gli amici della associazione Gigli Pechino e Hong Kong, che ogni volta che noi facevamo una produzione, nelle cinque recite, ogni volta c'era qualcosa di diverso, certo, da una recita, certo, all'altra. Cercavamo, certo, sempre di sorprenderci per non cadere nella routine dell'abitudine di fare certe cose, di abituarci a vedere o a cantare le stesse cose. Ed era per questo una cosa molto speciale. Le persone venivano a capire dove avremmo cambiato qualcosina, certo, senza sempre mancare di rispetto alle regie o alla produzione. Perciò era proprio una modalità nostra, ecco, di affrontare il teatro sempre con il piacere di aggiungere qualche cosa per dare al pubblico qualcosa, certamente, di no, io la prima cosa che ricordo proprio di questo rapporto era il duetto d'amore del primo atto di Otello, fatto a Iesi, se non mi ricordo l'anno, ma diverso tempo fa, poi anche l'Otello a Liegi, cui ho partecipato, e veramente era una cosa emozionante, ecco, perché vive l'opera e voi avete trasmesso proprio un sentimento vero che magari sull'opera viene recitato, come, però in questo caso chi era partecipe nel pubblico capiva anche, no? E metteva tutti insieme la verità e la finzione dell'opera, quindi è una cosa straordinaria. Lo chiamavamo il nostro valore aggiunto, ecco. Esattamente, esattamente. Il pubblico era sicuramente entusiasta. Poi dopo questo so che avete aperto una fondazione. Guarda, negli ultimi mesi, quando Daniela aveva capito la gravità della sua situazione, della sua malattia, abbiamo parlato molto della prevenzione, perché lei era molto arrabbiata con se stessa per non aver fatto un esame che viene considerato a volte un po' invasivo, che è la colonscopia. Questa era stata una disattenzione un po' ma anche forzatamente provocata da un po' di superficialità anche da parte di alcuni medici, che avevano detto ma si può forse aspettare qualche, certo, anno, lei è 56, faccia. Ecco, questo è un errore che io l'ho già denunciato in maniera molto aperta, ma senza ovviamente entrare in discussioni legali, perché non si può fare di questo un'accusa, certo. Però certamente quando si passano i 40 anni, io dico che per una donna soprattutto, che c'è un'incidenza maggiore, fare una colonscopia può prevenire, ecco, qualcosa di silente che lavora, magari, certo, può lavorare anche anni. Sì. Basta fare, e questo lo stava dicendo un medico importante, che diceva che quasi tutte le forme tumorali e soprattutto il cancro nascono nell'intestino, perché è una forma, diciamo, molto particolare, asintomatica, perché quando i sintomi escono fuori, come è successo con Daniela, i sintomi sono già uno stadio quasi irreversibile. La tempistica è l'unica condizione che aiuta, sicuramente la medicina sta facendo la ricerca, anche fanno il loro dovere per cercare di aiutare le persone che sono state colpite, però la prevenzione vuol dire andare avanti, lottare col tempo a favore, per certo, quindi la medicina riesce sicuramente a intervenire quando la tempistica è sufficiente. E poi abbiamo cercato di portare il discorso, e questo l'ho portato io personalmente anche avanti con i gala dedicati a Daniela, abbiamo fatto già a Brescia, sì, e a Genova. Poi ci sarà Brescia fra qualche giorno. Qualche, no? Giorno lo ricordiamo, di questo poi magari ne parliamo un attimino, sì, di più. Ma in questo caso volevo dire che la prevenzione che abbiamo cercato di far capire è proprio la prevenzione anche verso il malessere, perché molte delle malattie sono provocate da un malessere, e il malessere si combatte a volte anche con la musica, certo, con l'arte, con le cose belle, con la cultura. Ecco, la cultura come la miglior medicina è il messaggio che io come artista e la fondazione di Daniela Dessì come istituzione cerchiamo di portare avanti, anche perché la nostra arte, il mondo dell'opera oggi vive un momento un po' di difficoltà, soprattutto non per la passione che c'è nelle persone, ma perché le istituzioni non danno ancora dei segnali forti per un cambiamento che deve essere sicuramente fatto e attuato, perché l'opera è una delle cose
più importante della nostra cultura, ma anche un grosso indotto per la nostra economia. Certamente. È questo che forse bisognerebbe riuscire a entrare in questa ottica per capire quanto le persone vengono in Italia a imparare la lingua, perché l'opera parla italiano. E l'80% delle opere sono scritte in italiano, e parlare bene italiano è già cantare bene, come diceva Beniamino. E quindi se riuscissimo a capitalizzare questo nostro capitale, ecco un gioco di parole, capitalizzare il capitale, potremmo riuscire veramente a fare una rilancita, una rinascita e un rilancio molto forte del mondo dell'opera, che potrebbe fare indotto anche per altre cose. No, sicuramente adesso qui da noi l'esempio è il Macerata Opera Festival, che insomma quest'anno ha fatto, come tutti gli anni ultimamente, ha fatto tutto esaurito. Sono venuti anche gli amici del Belcanto di Vienna a vedere, che poi ci eravamo sentiti per telefono, ma ecco quello che poi io personalmente sono contrario, quindi non vado per vedere queste regie ultra, non so, ho visto ultimamente un Duca di Mantova che si sfogliava completamente sulla scena. Guarda, per me non servono cose. Oltretutto credo che siamo arrivati anche un po' anche qui alla resa dei conti, perché è un momento in cui le persone si stanno avvicinando all'opera, hanno bisogno di anche di essere rieducate un po' di certamente, più, perché si è perso un po' il contatto. Io capisco le regie paradossali o che vogliono creare qualcosa di diverso quando c'è una tradizione molto 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 forte con le scene dipinte, allora dici fai qualcosa, ma oggi secondo me il rispetto e anche la valorizzazione di quanto il compositore ha fatto credo che debba essere l'obiettivo più importante, anche perché sennò si cade nel protagonismo fuori luogo di qualcuno che vuole caricarsi di un merito dando vita a un lavoro che non ha niente a che fare con l'opera composta. Esattamente. E quindi questo scollamento dalla realtà storica del pezzo e dalla creazione così completamente assennata, completamente senza nessuna relazione, credo che sia arrivato il momento di fare una verifica, anche perché sono costi anche molto eccessivi che possono andare invece a favore dell'educazione dei ragazzi. Dei ragazzi, ma anche di chi canta, che musicisti e cantanti sono i meno pagati all'opera. Esattamente, i giovani che purtroppo hanno bisogno di essere aiutati, hanno bisogno di guadagnare. Io ho avuto la fortuna di vivere in un momento in cui la provincia anche pagava bene e pagava soprattutto, ecco, non c'erano ritardi di un anno e mezzo, perché sono cose che purtroppo stanno succedendo. Io conosco tanti artisti che devono prendere i soldi 2-3 anni, insomma, se non mangiassero. Le regie e le produzioni li prendono subito perché sono produzioni, sono materiale, quindi devono pagare i fornitori, quindi ecco, cerchiamo di distribuire un pochino meglio. Ci vorrebbe una proposta di legge speciale. Ma la stanno facendo. Come la valorizzazione, che non so, ci sono le leggi per la valorizzazione dei palazzi storici, ad esempio, non si può toccare un mattone, non si può toccare una finestra, eccetera. Bisognerebbe fare una legge per la valorizzazione dell'opera lirica. Io faccio sempre un esempio semplicissimo. Nel musical Andrew Lloyd Webber ha scritto alcuni pezzi che sono ormai nella storia della musica, come The Phantom of the Opera o Evita o Cats. Ecco, le sue produzioni non possono essere cambiate di una virgola. Ci sono dei fatti in Italia non vengono neanche eseguite, perché deve proprio creare quasi una stessa struttura e non puoi cambiare nulla. Ecco, non credo che Puccini o Verdi fossero d'accordo che si cambiasse moltissimo della loro cosa. Verdi lo scrive proprio in una famosa lettera, no? Ogni tanto la pubblichiamo, gli amanti dell'opera sui blog, in cui Verdi proprio diffida i teatri a modificare, no? Io sono per le produzioni moderne, quando le produzioni moderne rispettano e valorizzano magari attraverso la tecnologia, attraverso anche magari l'immaginazione del pubblico che è portato in immaginare, ma se tu mi ingabbi in una cosa che non c'entra nulla né con la musica né col testo, credo che abbiamo fatto anche queste cose il suo tempo, è roba vecchia, perciò andiamo avanti cercando di rispettare di nuovo. No, ma difatti poi dopo a teatro purtroppo non si esprime più il proprio dissenso, quindi la gente vede questa cosa così, perché non è preparata ovviamente. Io mi ricordo di una Tosca a Macerata, non so in quale anno, in cui la parte principale era il nudo, sempre questo nudo che ritorna
con l'amico che mi disse: ma dove mai portato sì. La Tosca, sai, sono tre scene fondamentali e basta, quindi come scenografia è molto semplice e anche ben localizzato in una città esattamente, quindi esattamente. Insomma, non il periodo storico è quello lì, cioè, ci sono buona parte Vincitor, no, Melasse, sì. Sono riferimenti storici, ecco, quindi sono discorsi ormai che facciamo da tanto tempo, certo. Ma credo che veramente stanno diventando, come dicevo prima, è vecchio una persona che concepisce l'opera ancora, di sì. Nuovo, perché è roba che ha già più di 30-40 anni. E è vero, è vero. Beh, io ricordo la Bohème di Kurt Russell, era pare il 94, sì, però c'era stata una certa eleganza, ecco, però purtroppo fece scalpore, ma sì, sì. divisa in quattro momenti storici quando la Bohème, insomma. Noi abbiamo fatto che con Daniela alcune cose, soprattutto in Germania, mi ricordo una Tosca, erano tutto colore verde, lei poi si doveva suicidare con una pistola, ecco, quindi quando ho visto la pistola mi ricordo ancora la sua espressione per dire: ci andiamo via o stiamo qua? È un galla, le persone venivano a sentirci, però devo dire che mi ricordo un episodio importante invece che riguardava un Macbeth fatto a Wiesbaden, e quando arrivai un giorno dopo, avendo la parte inferiore di meno lunga, sì, del baritono e del soprano, avevo visto prova del frac, e ho detto: frac, ma boh, non si vede che è una produzione moderna, sì. Invece no, sia Leonucci che Mara Zampieri si erano rifiutati di fare la regia, talmente era brutta e senza senso. E mi ricordo che quando il sovrintendente andò fuori a spiegare il perché non si faceva, perché avevamo preteso che spiegasse che non volevamo fare quella produzione perché era veramente brutta e molto anche un po' fastidiosa, lui dichiarò questa cosa quando ha parlato che gli artisti non volevano fare, il pubblico ha fatto una standing ovation perché la gente era veramente stufa di vedere quella produzione. E si è gustato una bella serata di musica. Beh, sicuramente, una all'opera va per la musica. Io che ne so, da ragazzo andavo a vedere a Macerata la Cavalier, sicuramente oggi non avrebbe cantato. No. Sicuramente non avrebbe cantato, sì. Personaggio straordinario che oggi, se la sua carriera fosse spostata al giorno d'oggi, non avrebbe cantato. No, tu no. Pensa che perdita, sì, sì. No? Bisogna rivedere purtroppo un po' tanti principi e fare una piccola riflessione su queste cose, cercare di nuovo di capire che l'opera è voce, musica, incorniciato teatro. In un bel teatro fatto perché la gente possa godere di una bella... Esattamente, godere anche della storia, che tante volte, ecco, basta, come si usava tanti anni fa, basta un fondale, sì, sì. No? E la gente si immagina, ecco, sì. La corte e tutte le varie situazioni dell'opera. Certo che, va educata, perché oggi effettivamente... Non c'è questa educazione. Non c'è più quella preparazione che c'era. La nostra famiglia, ancora mio papà, mi insegnava ad ascoltare, come ascoltare. Ovviamente il primo che ha fatto ascoltare è stato Beniamino Gigli. Avevo 4 anni e mi ha messo il disco dell'Andrea Chenier e del Ballo in Maschera. Io mi ricordo che... E poi mamma e Se vuoi godere la vita, che era il retro dei 45 sì. giri, me lo ricordo che l'ho consumati, perché a me quella voce mi dava delle sensazioni di gioia. Di solarità, di bellezza, e mio papà mi faceva capire la differenza tra un cantante e certo, un altro, certo. Per capire il perché un cantante aveva quella caratteristica che ti arrivava a colpire, perché a quel tempo poi cantavano tutti bene, parliamoci chiaro, era veramente un tempo in cui c'era una diffusione della cultura. Ma c'era vocale. Anche una certa gavetta, c'era anche una certa scelta del repertorio, certo. Oggi purtroppo vedo tanti ragazzi che ha già 25-26 anni, cantano di tutto. Appena uno c'ha un si bemolle discreto, Aida, subito, Aida sì, perché sì, ce ne sono 33. Esatto. Ma poi c'è anche dell'altro da cantare. È vero, ma... è vero. Mi ricordo anche i tuoi consigli che hai dato ai tanti ragazzi che sono venuti, che hanno cantato con voi qui a teatro, consigli preziosi che, ecco, e che venivano anche da Gigli. Gigli, l'Aida la cantò nel 37, la prima volta dopo 30 anni di carriera. Quindi. Io sono cresciuto con Andrea Chenier, però prima di
cantarlo quando ho cominciato negli anni 80 a fare le prime cose e me lo proponevano, io ho detto no, io ho talmente rispetto per quest'opera e che ce l'ho nelle orecchie da Gigli, da Corelli, del Monaco, da certo, tutti questi grandi personaggi, sentirsi anche caricato di queste responsabilità, mi sembra che oggi i ragazzi ascoltano anche poco, sì, e quindi forse gli insegnanti inducono a dire non ascoltare, non copiare. Non esiste. Gigli andò in America a ascoltare Caruso perché sapeva che faceva certe cose in un certo modo e l'ha imparato ascoltando. Certamente, certamente. No, ma anche la tecnica, Gigli ha ascoltato molto anche i suoi, cioè, a parte il grande studio di Gigli, ma anche l'ascolto dei maestri, vedi, come dici, certo, tu. Oggi sì, è una cosa che manca. E ricordo che anche Luciano Pavarotti chiese a Gigli, dice, ma quanti anni devo studiare, maestro, per diventare come lei? Guarda, ho finito proprio adesso. Sì. Era moda negli anni 50, quindi dopo quasi 40 anni di carriera, ma questi ricanatisti lo conoscono bene, che ogni tanto dagli studi di Radio R mando qualche brano gigliano, perché, e dico anche questo, cioè Nessun Dorma Gigli lo cantò a 40 anni e passa di carriera e ancora rimane un punto fondamentale. Certo. E il suo grande anche senso della consapevolezza era che quando Puccini gli chiese, esatto, di farla prima, lui leggendo lo spartito riconobbe che forse non era la cosa più adatta alla sua vocalità, ma con un grande onestà, e quindi non è che uno può, perché canta da tenore può cantare tutto quello che è scritto per tenore, ci sono delle caratteristiche che vanno a valorizzare la tua personalità artistica, altre che invece ti penalizzerebbero e quindi faresti un atto o di presunzione oppure certo. Così, soltanto per ecco. Apri i telefoni, se volete fare qualche domanda a Fabio potete farlo tranquillamente qui, perché è una radio in cui parecchi intervengono. Interazione Radio R. Ecco, che vedi, già c'è subito una chiamata, però mettiamo il timer più basso, perché se no un minuto per fare le domande, se no so che voi siete abituati. Pronto? Sì, grazie Drucchi, saluto il grande Armigliato, io sono veramente onorato di poter avere l'occasione di avere un contatto vocale diretto con questo artista. Niente, io ho sentito un po' le cose che avete detto, tutte molto interessanti. Faccio la solita domanda quando ho occasione di parlare con qualcuno che se ne intende di musica, in merito appunto a quello che può essere fatto nel nostro territorio sull'educazione alla musica. Purtroppo a Recanati avevamo un indirizzo musicale su una scuola media inferiore e siccome io sono mandato mio figlio e mia figlia è stata un'esperienza fantastica sotto tutti i punti di vista, non solo quello musicale, certo, formativo, proprio culturale, e purtroppo è stata tolta. Allora, come vogliono mettere l'educazione civica in scuola, non sarebbe male, ma non solo da un punto di vista musicale, proprio da un punto di vista formativo, proporre e caldeggiare che vengano messi gli indirizzi musicali anche a livello di scuole medie inferiori, per non parlare degli elementari. Assolutamente. Io... Sì, mi dica. Con me sfonda una porta non aperta, ma io ho cominciato a lamentarmi quando già anch'io nella scuola media era stata messa la scuola, l'indirizzo musicale nella media facoltativo, di 35 che eravamo rimasti in 6 e poi la cosa è peggiorata nel tempo, facendo diventare sia quella che l'educazione artistica in un paese come il nostro che ha un enorme bagaglio da mantenere, sia culturale musicale che proprio artista. Per questo, sì. Proprio, scusi, siccome sta finendo il tempo, beh, voglio salutarla prima che Trucchia mi strozza. Guarda che ti ho dato un altro minuto. Dunque, niente, la saluto e niente, appunto, io penso che l'unica via per poter evitare quegli scelti sia quella dell'educazione fin dall'inizio, dalla nascita. Sono d'accordissimo, sì. E le famiglie devono di nuovo ritornare anche loro ad essere protagoniste, perché io da parlare di mio papà, conoscere e avere il gusto di conoscere sempre di più. Certo. La ringrazio. Ciao Giorgio. Anche a me è un piacere, grazie. Lo ricordo, è un minuto, però se tante volte c'è da allungare la domanda vi do volentieri il tempo. Pronto?
Sì, sono Asterio Duballi. Asterio Mungia, il direttore della radio. Ah, che non sapeva che... Dimmi. No, non sapevi che sarebbe venuto, non te l'ho detto. No, infatti una adesso sorpresa. Ho aperto lo streaming col telefonino, stavo in spiaggia e ho visto... No, c'è, che c'è anche lo streaming. Illustre, io spero che tu l'abbia immortalato anche con la telecamera. Ho avviato la registrazione. Bravo, bravo, bravo. No, salutone naturalmente al grande artista Armiliato, amico di Cigli, amico della città. Questa sera cittadino onorario della città delle Canati. Cittadino onorario. Sì. Sono molto orgoglioso. E noi siamo orgogliosi della sua presenza qui alle Canarie. No, una domanda veloce. Naturalmente sono contrario al fatto che si debba tutto riportare nelle nostre aule scolastiche tutti gli insegnamenti possibili e immaginari, perché la scuola tende sempre a rendere antipatiche ogni materia. quindi la musica pubblico scolastico non la vedo bene. Comunque questo è il mio giudizio. Invece vorrei fare una domanda all'Armiliato: come mai l'opera lirica non riesce ad autofinanziarsi? Nel senso, come mai, cioè, c'è sempre bisogno del finanziamento pubblico nell'allestimento di una rappresentazione lirica, operistica? È una questione di carenza di pubblico? È una questione, mentre sulla musica leggera si fanno business. Ma oggi è in crisi anche la musica leggera, diciamo che sono tutte in crisi. Sento per telefono. Sì, ok. Chiudo che ho messo un minuto solo a stereo, quindi. Sì, no. Il fatto di pensare che l'opera lirica sia una cosa semplice anche da finanziare. Una volta c'erano grandi personaggi che finanziavano l'opera, poi è chiaro che lo Stato, il Paese deve, essendo una forma culturale importante, deve sostenerla, perché comunque attraverso l'opera lirica si può avviare un processo anche di educazione importante. Io credo che l'opera abbia uno dei valori educativi più importanti. È vero che nelle scuole tutto quanto diventa antipatico, quindi i flauti che si suonano sono diventati un terrore comune. Bisognerebbe, come stanno invece facendo, portare le persone a teatro, e noi artisti anche dover essere più disponibili, anche magari quando ci sono i ragazzi, a incontrarli e farli capire che la distanza ci deve essere per il rispetto, ma che si può avvicinare, ed è un mestiere che comunque fa parte, noi italiani l'abbiamo contaminato e diffuso in tutto il mondo l'amore per l'opera lirica, che è molto contagioso. Dobbiamo riprendere questo aspetto importante. Che poi, Fabio, la vicinanza degli artisti alla scuola, sia elementari che medie soprattutto, ma anche superiori, ai ragazzi piace molto. Piace molto, ma io ho visto che lo fanno anche le squadre di calcio, perché quando i ragazzi vanno, per esempio, sono andato a Barcellona, dove c'era l'allenamento del Barcellona, c'erano le classi dell'elementare, delle medie, poi incontravano i vari artisti, se li senti cantare, li vedi giocare, vedi gli artisti, certo. L'artista o il divo, che per loro sono qualcosa di inarrivabile, e diventa contagiosa la voglia di fare la stessa cosa. Certamente. Bisognerebbe di nuovo che le persone cominciassero di nuovo a educarsi vocalmente, cioè la voglia di cantare, a parte i karaoke che sono diffusi, che comunque è una cosa bella, però proprio anche il pensiero che la voce educata è un qualcosa che comunque aiuta a comunicare anche meglio, perché se la voce è educata bene, tanto si prevengono anche malattie dell'apparato vocale. Sì, è vero. Se si grida male non va bene. Sì, se si grida non si canta, questo sicuramente. Pronto? Pronto? Buongiorno, mi chiamo Fabio, stavo ascoltando la trasmissione, e riguardo alla parte, innanzitutto, se non sbaglio, guardando la biografia, oggi è anche il compleanno. Sì, abbiamo già fatto gli auguri. ho chiamato, legandomi sempre al discorso diciamo didattico, e questo è sempre stato è stata una vecchia curiosità nei confronti di Gigli. Ho visto che sia la De Sinzia che lei ha inviato, vi siete specializzati in concorsi canori, in scuole di specializzazione del canto. Io da recanatese, per esempio, sento fortemente la mancanza a Recanati di un concorso internazionale, ovviamente per tenori, questo sarebbe, ma anche magari una scuola di specializzazione per tenori. Secondo me
Recanati, il paese di Leopardi, si fanno mille cose, e il paese di Gigli, secondo me è una mancanza, che c'è, questo è il mio sentimento, di specializzazione, per c'è cioè un concorso internazionale, nazionale, lei l'ha fatto a Lecce, l'ha fatto a Pavia, secondo me la città di Benignano ne abbiamo parlato tantissime volte con un concorso sì. O una scuola di specializzazione almeno per tenore, per la corda tenorile. Sì, sì, sì. Quando nacque la scuola civica a Recanati, ma tanto tempo fa, che se non sbaglio stavano all'istituto tecnico o qualcosa del genere, non c'era la scuola di canto. La scuola si chiamava Beniamino Gigli, ma era come se si fosse chiamata scuola civica Paganini. Era la stessa cosa, certo. E non c'era il corso di violino, insomma, no? Questo, certo. E secondo me, per esempio, varrebbe più, dal mio punto di vista, un corso di specializzazione o un concorso internazionale per tenori rispetto a la rappresentazione, chiamato tra l'altro Gigli Opera Festival, di opere a cui vengono, cioè opere che non sono più opere, perché se tu mi fai vedere il Barbiere di Siviglia o la Carmen, quattro opere, io penso che la continuità di qualcosa, che se vogliamo dare anche una finalità educativa. Sempre meglio di niente, per carità. No. Vabbè, Fabio, devo chiudere, ti ho dato più tempo, comunque abbiamo capito il discorso, grazie delle domande. È una cosa di cui tante volte abbiamo parlato sia con Pierluca sia anche con Luigi Vincenzoni, sì. che tanto saluto con sì. tanto affetto, sperando di abbracciarlo stasera, viene anche in teatro stasera, sì, sì. E sicuramente l'impegno di una città importante come Recanati, nel nome di Beniamino Gigli, come nel nome di Leopardi, si fanno moltissime cose, andrebbe veramente valorizzato questo aspetto, anche perché Gigli è un nome ancora nel mondo conosciuto ed abbinato come rappresentante del bel canto per tutto quello che ci ha lasciato e per quello che ha fatto, e sicuramente anche i giovani che ascoltano, imparano ad ascoltarlo, capiscono anche l'importanza che c'è di questo personaggio. E anche la cultura, permette Fabio, io sono d'accordo completamente con te. No, Fabio, anche l'ascoltatore si chiama. Sì, anche Fabio. D'accordo con te, e io l'ho detto più volte per radio, cioè ecco, rappresentare una cavalleria rusticana senza coro, capisci che o si fanno per bene le cose, cioè non posso ridurre l'opera, già dura un'ora e qualche minuto, tolgo pure il coro, dura mezz'ora massimo, cioè, non è una cultura che ti porta... cioè non lo so, vabbè, questo sono mie considerazioni, lasciamo perdere questo tasto, però sulla scuola, al discorso di prima, l'opera comunque ha un costo sicuramente che occorre fare forza sulla sensibilità delle istituzioni che devono sostenere, perché come ho detto prima l'opera può portare un indotto impensabile, sicuramente impensabile, che è vero, che è importante, perché comunque è anche molto contagiosa, quindi il richiamo di un'opera lirica che funziona può far funzionare tante cose nell'indotto, esattamente, è vero, può portare anche un beneficio proprio per perché il, no per creare il anche a Recanati un coro che si impegna a studiare quelle parti d'opera. Io a Montecassiano c'era un coro, abbiamo fatto la Ida integrale, sì, e sì, il coro, sì, della Ida non è che sia una cosa molto semplice da cantare, ma c'era stato l'impegno di un mese a imparare tutta la Ida a memoria. Ma tanti teatri usano anche cori semiprofessionisti o in America soprattutto, ma anche in Spagna ci sono molte realtà che sono realtà che hanno ripreso di nuovo il piacere di cantare insieme. Una volta le corali erano molto diffuse nei paesi, vero, che nelle città. Oggi c'è meno interesse perché per un periodo si è pensato più alla musica pop. Però con questa adesso è nato il crossover, quando c'è qualcuno che canta la lirica, come è successo con Amici quest'anno, o vicino alla lirica, perché non voglio parlare di lirica in quel senso, però una voce educata arriva a suscitare l'interesse anche in televisione, e si è diciamo scollinato quel sì, problema, vero, lì. Quindi vuol dire che le persone che sentono cantare bene hanno piacere di ascoltarlo, perciò magari cantiamo di nuovo insieme delle belle corali, infatti quello potrebbe essere una delle tante risposte, perché una corale, poi anche i ragazzi che imparano a cantare insieme, poi portano i genitori, certo, portano i genitori a sentirli, ad ascoltarli, e il pubblico aumenta in questa esattamente maniera. Poi una cosa di cui io personalmente sono testimone di questa faccenda
della scuola, sia la scuola dei tenori che il concorso lirico internazionale. Ricordo che a Montecosaro c'è un concorso lirico internazionale che ovviamente esporta anche i cantanti in America, Montecosaro parlo, quindi quanto più Recanati dovrebbe fare, adesso non ce l'ho con quelli di Montecosaro, anzi loro fanno molto bene a farlo, però quanto più Recanati legati a Gigli. E sono testimone della partecipazione, come te Fabio Armiliato, come a suo tempo la Dessì, come Leonucci, come tanti altri, Martinucci, certo, tanti altri che verrebbero a Recanati per realizzare un progetto del genere. Assolutamente, quindi siamo tutti disponibili e anzi cerchiamo di fare qualche cosa che possa aiutare anche proprio il processo educativo, esattamente, di cui parlavamo prima. Anche perché abbiamo una bellissima civica scuola con delle aule stupende, due pianoforti addirittura su ogni aula, quindi tante città non hanno questa possibilità di avere un luogo e delle attrezzature che abbiamo qui a Recanati. Ovviamente dopo non è che si campa d'aria, però cioè, non è che sono costi esorbitanti, adesso questo ve lo dico da consigliere comunale, quindi bisogna vedere un po' come si investono quello che la città vuole fare. Ma l'aspetto educativo, l'investimento è sempre utile perché aiuta le persone a stare meglio, come dicevo prima, a prevenire, certo, il malessere che c'è, poi, quindi i ragazzi anche magari che possono avere il piacere di studiare musica solitamente aiuta molto anche. Invece una cosa che ti volevo chiedere, partecipando a parecchi concorsi, ho visto che i tenori ai concorsi ce ne sono pochissimi. No, perché vanno subito a cantare. Quindi. Appena c'è uno, appena uno fa niente, non fanno neanche approfondire. Le dicevo prima, io ascolto tante volte un ragazzo che canta e capisco alla quarta nota che non ha mai ascoltato nessuno. E questo mi dispiace perché si può passare anche quella leggera che non si può essere piacere subito, è chiaro, certo. Però se tu una commissione ascolta e quando ascolta e capisci che qualcuno ci mette l'intenzione perché ha capito il senso della frase, il senso della musicalità, del fraseggio, vuol dire che ha già ascoltato. E quindi questo invece, come dicevo prima, tante volte appena fanno vocalizzi fai due note carine, un po' di legato appena ecco, vai subito a cantare audizione per, questa però è un e poi scritturano. È un po' colpa anche di chi scrittura, di chi li fa partecipare all'opera A mio avviso c'è sempre meno competenza e lo dichiaro proprio senza timore di ripercussione. C'è meno competenza, c'è stata troppa politica inserita nelle fondazioni, quindi facciamo discorso risposta anche al direttore che prima chiedeva del perché non hanno funzionato, una ristrutturazione delle fondazioni sarebbe indispensabile per poter fare veramente un salto di qualità, esattamente, nel capitalizzare meglio le risorse e nell'utilizzare meglio. Anche perché più volte ho detto anche in radio, o le fondazioni o gli enti, non solo di lirica ma anche di altri enti che ce ne abbiamo tantissimi in Italia, sono posti dedicati a quei trombati politici, non si sa dove metterli. Tu non questo ti spieghi, te lo dico io. Sono discorsi che purtroppo, non capiscono niente di musica e niente, quindi finanziano le cose più oscene, però quindi bisognerebbe sì ripartire da un discorso prima di ristrutturazione, di valorizzazione e anche migliore uso delle finanze per poter essere certamente più utile a quello che il pubblico si aspetta. Un teatro si aspetta belle produzioni cantate bene e se sempre nel rispetto anche della nostra tradizione. Certamente, l'opera ha quasi 5 secoli. Non l'abbiamo inventata 5 anni fa, neanche 50 anni fa. È tutta un'escalation da sempre, insomma, una cosa italiana. E ho visto che 2 anni fa ho partecipato a Pechino a questo concorso, i tenori in Cina ce ne sono molti. Sì, sì. Purtroppo gli manca quella. Ma è la cosa. Però che sono molto bravi i tenori in Cina. Sono molto bravi ed è la cosa che ci deve fare riflettere, e questo lo dico sempre quando si parla proprio delle masterclass. Le persone che non hanno padronanza della lingua italiana. Ecco, noi parliamo con una cadenza, con l'accento tonico, che nella frase non è tutto spezzettato. È la cosa più difficile per uno straniero capire. Certo. Per quello che noi dovremmo creare veramente una scuola che dovrebbe essere per tutti, per tutta Italia, per tutte le persone che volessero venire qui ad approfondire il discorso proprio del fraseggio e della lingua italiana,
E perciò è, anche questo è un capitale che abbiamo, perché potremmo insegnare a tanti, tanto impararlo sempre meglio anche noi, sì, e insegnarlo agli altri facendo un lavoro che potrebbe rivalorizzare anche la modalità del canto, perché chi fraseggia bene, e qui ritorno a parlare di Beniamino, perché io quello diceva anche Schipa, lo dicevano sì, tutti i grandi cantanti, parlare bene e sapere fraseggiare è già un punto di vantaggio rispetto sì, a chi invece fa dei suoni uno dietro l'altro ma senza dare un senso. Diciamo che il fraseggio e il canto più è naturale possibile, più è bello e dà le emozioni che tutti, anche quelli che non sono esperti d'opera, riescono a capire, riescono a percepire, no? Sì. Come un grande quadro, tu lo percepissi subito, c'è subito quella forte emozione, esatto, che non puoi fare a meno. Quindi, come vedi, abbiamo tantissime risorse, forse non vengono utilizzate bene perché mancano proprio un po' di collegamento tra le strutture, ma io sono un ottimista e credo che bisogna soltanto... No, dobbiamo lavorare per quello, e lavoreremo anche per il concorso lirico, primo concorso lirico. Ci fu a Recanati tanto tempo fa, il presidente della giuria era Corelli, e lui Salva venne, quindi grandi personaggi, cioè, ma ovviamente... È anche una esposizione economica che il comune delle Canati si può permettere tranquillamente, qui lo dico da consigliere comunale, certo. Quindi bene, e vabbè, invitiamo questa sera, tanto la trasmissione è quasi finita, invitiamo questa sera sì, il pubblico a questo gran galà concerto a ricordo di Daniele Dessì, Gigi D'Oro, lo ripetiamo, sì, una delle poche donne Gigi D'Oro, mi sì, dopo è la Ferracuti, ecco, vedi che non che mi ricordavo che sì, fu un orgoglio per Daniela di aver ricevuto questo sì, sì. Poi qui a Sant'Agostino mi pare sì, una sera pioveva anche molto, infatti è stata una, anche in quel caso la ricordiamo questa sera, e ci saranno giovani artisti artisti più affermati, e quindi una pianista bravissima sì, cinese sì, che però conservatorio di Pechino, esatto, sì, e quindi è una collaborazione bellissima anche tra l'Italia e la Cina, in questo caso c'è un'associazione Beniamino Gigli che sta andando che avanti, poi utilizza lo stesso logo di quella recanatese, e che quindi vuol dire che c'è un il seme continua a essere sicuramente, no, ma quello che ho visto a Pechino, insomma, conoscevano Beniamino Gigli più a Pechino che in qualche zona di Recanati. Non parliamo poi del nostro amico Thorsten Brand, che salutiamo. Sì, sì, sicuramente, ma probabilmente ci sta ascoltando. Infatti lo saluto con tanto affetto, è un po' di tempo che non ci vediamo, però lui è anche una di quelle persone che il nome di Gigli ha dato ragione a tutta la sua vita. È veramente vero. Bene, più l'attività della Fondazione l'abbiamo detta, che certo, è molto importante, sulla prevenzione. E l'ultima cosa, come ho detto prima, ecco, ci saranno due eventi a Lussago, in provincia di Brescia, dove abbiamo vissuto, Daniela ha vissuto 30 anni, io 20 anni con lei, e sarà aperta al pubblico con una cerimonia ufficiale il 19 agosto alle ore 18 nel cimitero di Lussago, la tomba che è stata costruita, è stato un lavoro abbastanza lungo, ma ne valsa veramente la pena perché è una bella cosa, quindi poi tutti potranno andare a visitare e omaggiare Daniela. E il 24, per completare questo momento di ricordo, ci sarà proprio un ricordo di Daniela Dessì con l'esecuzione della Petite Messe Solennelle di Rossini, fatta nella maniera proprio originale come piaceva a Daniela, con i due pianoforti, l'armonium e un piccolo coro di 16 persone che con i quattro solisti diventano 20, e poi anticipate da tre pezzi sacri che ho scritto io, dedicati a Daniela e ai genitori di Daniela. Io intanto mi diletto a scrivere un po' di musica sacra soprattutto, e Daniele, poi ricordiamo che tuo fratello è direttore d'orchestra. Mio fratello è direttore d'orchestra, è importantissimo, è tra Vienna, Metropolitan, Monaco, Zurigo e anche alla Scala recentemente, e all'Arena di Verona. Sì, sì. E questi pezzi sono stati dedicati a Daniela e i suoi genitori verranno eseguiti in questa circostanza. Quindi è un appuntamento oramai che diventerà annuale in questi... Sì, il gala quest'anno viene praticamente trasformato in questo ricordo perché la tomba è stata
assorbito molte risorse, certo, molte energie. L'anno prossimo riprenderemo i gala Daniele Dessì con Rai 5 e lo faremo probabilmente in un grande teatro. Uh-huh. Stiamo parlando con l'Opera di Roma o Bologna, dove Daniele ha cantato veramente tanto, certo. Firenze. Poi ecco, ricordo proprio collegata alla tomba, l'idea del restauro della tomba è venuto proprio da voi, sì. E in una giornata in cui stavamo a pranzo qui a Recanati è stata fatta anche la bellissima serata allo Sferisterio. Esatto. E praticamente i lavori sono stati terminati l'anno scorso, è stato fatto un bel lavoro. È stato un orgoglio di vedere la tomba riaperta, è un piacere e anche il fatto di aver contribuito. No, siete stati nostra... sicuramente voi siete stati quelli che hanno iniziato a parlare, ecco, noi dell'associazione abbiamo parlato sempre, però ecco, a un livello superiore voi avete fatto qualcosa di più, e la serata dello Sferisterio, a Sferisterio pieno, ricordando Beniamino Gigli, è stata una serata indimenticabile, quindi anche di questo ecco, la città vi ringrazia, l'associazione Gigli in particolare, di questo impegno, ecco, ricordando questa grande artista, amica, che anche io ho avuto la fortuna di conoscere un così grande personaggio. Bene, e salutiamo Fabio, gli rifacciamo gli auguri. Grazie. Del compleanno, e con me ci risentiamo il 23 agosto e buon ascolto con le trasmissioni dirette. Grazie Fabio. Allora, grazie. Questa sera 9:30 Teatro Persiani, intervenite numerosi. Trentesima sagra della Polenta a Montefiore di Recanati. 10 giorni di manifestazioni, di musica, ballo, giochi, esposizione e vendita di prodotti enogastronomici marchigiani. Si inizia giovedì 22 agosto, si termina domenica 1 settembre, per poi riprendere il 6, 7 e l'8.